In questo tutorial andremo a collegare Ansible a tre macchine, a tre server. Nel mio caso sono tre server virtuali creati su VirtualBox. Come vedete sono già in esecuzione, server 1, server 2, server 3. Quindi, come prima cosa andiamo a copiare, come abbiamo visto nel primo tutorial, diciamo il codice originale di Ansible e lo mettiamo in una cartella che possiamo nominare come vogliamo, quindi cp-rf slash etc slash Ansible, e copiamo appunto la cartella Ansible con un altro nome. Il nome lo possiamo sceglierlo come vogliamo. Io l'ho chiamata 02 hosting multiple groups, ma solamente perché serve a me come riferimento poi per sviluppare i prossimi tutorial. Voi potete chiamarla come volete, Ansible 1, test, ciao, quello che volete, insomma. Quindi, una volta copiato, entriamo nella cartella. Come abbiamo visto nel primo tutorial, andiamo subito a modificare il file ansible.cfg. Qui alla riga dove c'è inventory, quindi sblocchiamo inventory e cancelliamo il percorso etc ansible perché ci basta solo host qui nella nostra cartella in locale. Lo salviamo e poi andiamo appunto ad editare host. Andiamo ad editare host e andiamo ad aggiungere gli IP delle nostre macchine. Per ora cancelliamo questo. Poi vedremo diciamo configurazioni più complesse in cui si possono dividere i server per categorie o funzionalità più avanti. Ora andiamo solo a dichiarare i nostri server. Nel mio caso quindi mettiamo gli IP dei nostri server. Nel mio caso il primo è 192.168.57.1, l'altro è 58.1 e il terzo è 59.1. Questi sono i miei tre server. Nel mio caso sono macchine virtuali, nel vostro caso se volete possono essere anche server veri, fisici, VPS, depositate su qualche provider, quello che volete. Per questo primo tutorial ne basterebbero anche due, diciamo la terza è un in più. E quindi fatto questo dobbiamo andare a creare una SSK tramite questo comando, perché dobbiamo creare una chiave SSH da copiare all'interno del server in modo che non dobbiamo più accedere con la password. Ansible tecnicamente può accedere tramite password, basta dichiararle, ma diciamo la soluzione migliore è caricare una chiave SSH in modo da non aver più necessità della password. Quindi generiamo la nostra chiave. Io ce l'ho già, però andiamo a sovrascriverla lo stesso. E quindi facciamo invio, ci chiede di sovrascrivere la nostra chiave, io gli dico di sì. Ci chiede di mettere una passphrase, per generare la criptazione. Potete mettere quello che volete. E la chiave è stata generata. Ora dobbiamo andare a caricare la nostra chiave sulla macchina, quindi ssh-copy-id -i la nostra diciamo home directory, poi punto ssh slash id underscore rsa.pub. Qua mettiamo il nome utente per accedere alla VPS, chiocciola il numero IP della nostra macchina e poi quest'ultima parte meno p2222. Non è obbligatoria, solitamente non è necessaria. Io l'ho dovuta mettere perché per accedere in SSH VirtualBox è necessaria, ma solitamente su altri servizi, VPS eccetera, non serve. Ora io vado a copiare la mia chiave, qua è stata aggiunta, però andiamo ad aggiungerla anche un'altra VPS alla seconda VPS, perché qua non mi ha chiesto la password, perché io in realtà l'avevo già caricata prima per fare una prova. Mentre sulla seconda non c'è, quindi alla prima installazione ci chiederà la password della VPS ovviamente.
Ora lui l'ha copiata, quindi ora noi possiamo connetterci alla VPS senza dover mettere la password. Quindi SSH, nome utente, chiocciola, numero di IP. Nel mio caso P2222-P2222, come vi ho già detto appunto, è solo perché sto usando VirtualBox, altrimenti non sarebbe necessaria. Ora mi chiede la password SSH, ma solo per poter sbloccare l'accesso la prima volta, dopo non dovrebbe più essere necessaria. Ok, come vedete sono entrato nel server, ora esco, mi riconnetto e come vedete mi sono connesso al server senza bisogno della password. Riproviamo. Ok, adesso sono dentro nel server, esco, SSH, nome utente, chiocciola, numero di IP. Ah, qua ho dovuto dichiarare la porta, ma come vi ho detto non è obbligatoria. Mi connetto e come vedete sono all'interno del server 2. Proviamo a vedere col server 1, perché ho già caricato l'SSK e quindi vediamo se mi fa entrare. Ok, mi ha fatto entrare anche nel server 1. Ora quindi non ci resta che andare a caricare la chiave anche nel server 3. Quindi qua modifico il mio numero di IP che è. Quindi vi ripeto, SSH-copy-id, spazio-i, spazio percorso che ci porta alla nostra chiave di rsa.pub, spazio nome utente, chiocciola numero IP, e poi, come lo ripeto per la terza volta, per essere il più noioso possibile, meno P2222 non è obbligatorio, ma è solo perché io ho una configurazione forse un po' strana di VirtualBox. Ok, ora devo di nuovo mettere la password la prima volta per abilitare, per poter caricare la chiave. Ora la chiave è stata caricata, quindi io mi collego in SSH alla mia terza VPS e come vedete sono entrato, server 3, ora possiamo pulire. Quindi, ora abbiamo abilitato l'accesso al nostro. Alle nostre VPS tramite SSK, presente sul nostro computer in locale, quindi non ci resta nient'altro da fare che provare a vedere se risponde tramite Ansible. Per farlo lanciamo questo comando Ansible. Ma aspettate, devo uscire ovviamente da video, mettevo dentro nel server 3. Quindi lanciamo questo comando Ansible all-m ping, come vedete tutte e tre sono irraggiungibili. Ora, questo problema è dato lo stesso problema dovuto al fatto che ho dovuto dichiarare la porta quando mi sono connesso in SSH. È un problema che, allora, se con delle VPS normali settate correttamente questo problema non c'è, ma siccome il caro vecchio VirtualBox mi fa connettere alla porta 2222, devo dichiarare anche nell'host la porta 2222 tramite questo comando che ora vado ad inserire. Ora Ansible underscore SSH underscore port uguale 2222. Vi ripeto solo se state usando VirtualBox, altrimenti non dovreste avere questa necessità, vi basterebbero quindi i 3 IP, dichiarare solo i 3 IP e basta. Quindi ora lo rilanciamo e due non sono raggiungibili, mentre la terza, ovvero la prima, la 57.1, è raggiungibile. Quindi andiamo a mettere anche qui a dichiarare la nostra porta. Rilanciamo il comando e ora tutte e tre dovrebbero essere raggiungibili. Come vedete, tutte e tre le VPS sono state raggiunte, quindi ora Ansible è in grado di parlare, quindi di comandare le tre VPS. E niente, nel prossimo tutorial appunto vedremo anche come dividere i server per categorie eccetera. Se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e niente, alla prossima.